singolare esperienza per tre fratelli parmigiani, fratelli Dalla Rosa, che a bordo di un deltaplano a motore hanno compiuto l'intera traversata del Mar Tirreno fino alla Sardegna. Sentiamo comunque questa singolare avventura raccontata da uno dei protagonisti, Guido Dalla Rosa. La nostra impresa è iniziata mercoledì 27 luglio alle 5.30 del mattino da Marina di Pisa con un deltaplano dei più sicuri, modello ATAS-21, sponsorizzato da Soviet e Key West Orologi. Al seguito avevamo due motoscafi sui quali prendevano posto i miei due fratelli Ludovico e Vittorio e un reporter Nicola Sartore, al quale devo tutti i servizi fotografici e i filmati, e il pilota del secondo motoscafo Vittorio Bergonzi. Dopo circa 2 ore di volo raggiungiamo l'isola della Capraia, dopo aver incontrato una nave sulla quale abbiamo giocato e scherzato, salutando il comandante. Facciamo rifornimento in Capraia e alle 8.30 circa ridecolla mio fratello Ludovico alla volta di Campo Loro. Prua 190 gradi, seguendo la bussola raggiungiamo Campo Loro dopo circa 2 ore di volo. Mare e vento sono calmi, quindi l'impresa procede per il verso migliore. Facciamo ancora rifornimento e ridecollo mio fratello Vittorio. Costeggia la Corsica, quindi prua a 180 gradi. Di fronte a Sorenzara, dove c'è una base dell'aeronautica militare francese, viene raggiunto da due caccia francesi Mirage, i quali lo salutano e lo costringono a scendere e a volare una quota non superiore ai 5 metri sul pelo dell'acqua. Procede sempre benissimo l'impresa, il mare è sempre ottimo, le condizioni del vento sono ottimali anche quelle. E mio fratello dopo 2 ore raggiunge Porto Vecchio, dopodiché facciamo ancora un terzo rifornimento e ridecollo io alla volta della Bocca di Bonifacio. E faccio 1 ora di volo circa. E arrivato in prossimità di Bonifacio, vedo che il mare e il vento sono aumentati. Tutto questo mi costringe a rientrare e riatterro nel Golfo di Santa Manza, dove pensiamo di aspettare e addirittura trascorrere la notte. E nel frattempo il vento sembra che stia calando, quindi verso 10:30 di sera ridecollo, tentiamo di attraversare. E mentre raggiungo ancora le bocche mi avvicino, salgo di quota fino a raggiungere 2000 metri per evitare la turbolenza. Nel frattempo però, anche se c'era la luna piena, perdo i contatti con il motoscafo e mi trovo praticamente da solo con vento veramente forte e in condizioni di estremo pericolo in mezzo alle bocche. E in vista ormai però dell'isola della Maddalena mi rassicuro un po' e comincio la mia discesa. Quando sono sull'isola della Maddalena tento alcuni ammaraggi, dopo circa 10 tentativi decido di aspettare il motoscafo, perché in caso di rovesciamento così avrei avuto una barca d'appoggio. In ogni caso arriva il motoscafo fortunatamente abbastanza velocemente, riesco ad ammarare davanti al motoscafo e l'impresa qui è arrivata a termine. E abbiamo un pubblico sulla spiaggia che ci aspetta, festeggiamo insieme agli altri e stanchissimi ci riproviamo.